Ragazzi, ragazzi, bentornati. Ci troviamo di nuovo qui su Pro Secret Manager 2022 con il nostro Johnny, John Terenzio. Abbiamo affrontato la Limburg Lamster Gold Race, scusatemi. Siamo arrivati in fondo al gruppo, ovviamente era qualcosa che fosse un domani, ma oggi veramente era impossibile. Però è stata effettivamente la prima partecipazione all'Amster Gold Race, quindi è anche per sondare il terreno, per vedere un attimo come siamo a livello e non siamo messi così tanto bene. Nello scorso episodio vi avevo fatto un po' di domande per quanto riguardava il livellamento del nostro Terenzio. Bisogna vedere più avanti come va. Dovrebbe essere il livello 10, il livello giusto per fare quello shift, nel senso di andare a potenziare collina e montagna o uno dei due, quindi scegliendo o scalatore o scattista, in maniera tale da renderlo un po' più versatile, perché comunque sul pavé va già molto bene. Come pianura migliorerà ancora un pochino, va già molto bene. Come sprint potrebbe arrivare a 70, essere già un tocchettino un po' meglio, però vorrei renderlo un pochino più overall prestante. Vediamo cosa riusciamo a fare. Tour of the Alps, circuito del Trentino. Ragazzi, lo andiamo a vedere insieme, andiamo a vedere gli arrivi come al solito. Vediamo un attimo la prima tappa, Kufstein Innsbruck, come ci vedono. Intanto non siamo in picco di forma, mi sa. No, di poco, mannaggia. Abbiamo una forma 0. Oh no. C'è il nostro amico Egan. Gopeda, Caruso, Pinot, Lopez, Sivakov. Non so sinceramente cosa ci andiamo a fare, come arrivi. Proviamo a vedere. Ci stiamo veramente qui. Stiamo andando contro la crème della crème, come direbbe qualcuno. Vediamo, vediamo. Sono tutti arrivi, a parte forse una tappa che è veramente montagna. Sono tutti abbastanza fattivi. Non sono lunghissime le tappe, vedete? Sui 130 km, questa 170 e l'ultima 190 con la grande salita e discesa finale. Da Smarano a Trento. Vediamo, ragazzi, noi ci vediamo verso l'arrivo di questa tappa, quindi poco prima della salita a Innsbruck. Ok, ragazzi, siamo ai 5 km dall'arrivo da Innsbruck. Il nostro Terenzio è un po' provato perché l'ho mandato in fuga. Abbiamo preso punti importanti per il traguardo volante. Siamo andati secondi perché l'obiettivo era provo a conquistare i punti validi per la classifica, punti nelle volate intermedie, ce n'era una sola, sono dovuto andare in fuga. Abbiamo preso anche qualche punto qui nei Gran Premi della Montagna. Adesso vediamo che scattano i migliori, ovviamente. Noi proviamo a stare dietro, ma chiaramente cediamo negli ultimi, nell'arrivo. Speriamo che Fortunato e Facuncello riescano ad andare meglio del nostro Terenzio, che stancamente, ma inesorabilmente, si porta all'arrivo. Ovviamente usciremo un po' di classifica, anzi, sapete che vi dico? Usciamo proprio di classifica. Perdiamo quanto più tempo possibile, in maniera tale da non essere mai un problema per nessuno. Perché effettivamente può essere un obiettivo uscire di classifica. Perché no? Arrivare con tanti minuti di ritardo già, insieme a Bourdain e Pellizzari. Va benissimo. Siamo messi 4 minuti perché magari potremmo fare veramente una vittoria in fuga. Abbiamo già fatto, vi ricordate, quella fuga da quasi 200 km quest'anno, proprio in questa stagione, e l'abbiamo portata a casa? Why not? Usciamo di classifica in maniera tale da non essere mai un problema per nessuno. Non lo siamo, neanche se eravamo arrivati con tutti gli altri, sì, sia chiaro. Però non c'è bisogno di tirare, abbiamo già fatto una grossa fuga. Una grossa fuga che ci ha portato a essere, come vedete, in fondo perché chiaramente hanno portato a casa i punti dell'arrivo, chiaramente. E per quanto riguarda la montagna, lì, vediamo, vediamo. Sarà molto complicato e complesso. Nel frattempo mi ero dimenticato di dirvi, ragazzi, una cosa. Si sono aperte le contrattazioni per il prossimo anno e non c'è manco una squadra, manco una di World Tour. Ok. Va bene, l'anno con Pipigno l'anno scorso abbiamo fatto 3 stagioni, 2 la Bardiano e la Cofidis prima di poter andare in World Tour. La Eolo, come la 1X Pro Cycling Team, secondo me hanno la possibilità di fare grandi giri. Guardate, il roster della 1X Pro Cycling Team è forte, forte, ragazzi. Hanno Guglielmo, hanno Jonas, insomma,
gente importante, gente brava, gente forte. Questo ragazzo, due vittorie, si è volato a casa, Greg Jonas. Quindi non diamo per scontato direttamente il fatto che la 1 Sporting Team non sia una buona squadra. Avete visto che effettivamente non è che c'è questo grande fermento intorno al nostro Pipin. Tutte squadre di Pro Tour, scusatemi, di Pro Continental, poco più forti della Eolo. Nel caso rimangano questi, io penso che farò un terzo anno alla Eolo Cometa a questo punto, scalando le classifiche interne di questa squadra, perché in questo momento andiamo a vedere velocemente, poi andiamo alla prossima tappa. Siamo il quinto ciclista più forte, a pari merito praticamente con gli altri quattro. Quindi fa un avanzamento ulteriore, ci porterebbe ad andare molto meglio. Fancello è sicuramente un ottimo prospetto per la Eolo. Potrebbe darsi che l'anno prossimo non ci sia più. Esatto, anche lui è senza contratto, quindi bisognerà monitorare anche questa situazione. Noi ci vediamo, ragazzi, all'arrivo a Innervilgraten. Ok? Ce l'abbiamo fatta, dai. Ok, ragazzi, siamo arrivati a 10 km dall'arrivo anche di questa tappa. Un'altra tappa vissuta tutta in fuga, mille attacchi, ragazzi. Quest'anno, quando l'IA del gruppo ti dice no, è no. Quindi va bene. Abbiamo scollinato anche andando a prendere il Gran Premio della Montagna. Ora, sinceramente, il nostro Pipingo gli farò prendere un altro di quelle scofanate nei denti di distanza. Non è un problema. Purtroppo Fancello è caduto e quindi si è ritrovato lontanissimo. Anzi, noi magari lo aspettiamo. Esatto, tanto lui ne ha 1000 in più rispetto a noi, quindi lo lasciamo andare. Abbiamo provato dal chilometro 0 fino più o meno a metà tappa, quindi caspiterina. 130, quindi per 65 km di continui scatti, continue fughe, continue eccetera, abbiamo provato veramente a fare di tutto. Alla fine siamo riusciti, per amor del Signore, ad andare in fuga. Non trovo più il mouse, scusatemi. Siamo riusciti ad andare in fuga e a prenderci il secondo posto al Gran Premio al traguardo volante, scusatemi. Il primo posto invece, quindi con annessa anche provvisoria prima posizione classifica scalatori, il San Giustinia. Giustina, vediamo l'arrivo. Tra l'altro, Michael Matthews è uno di quei ragazzi, è uno di quei ciclisti che ha continuato a riattaccare con me. Quindi tanta roba veramente. Probabilmente lui ci porterà via la classifica scalatori, la maglia, vediamo, perché sarebbe stato molto figo portarsela a casa. Gli arrivi qui sono qualcosa che per noi è assolutamente impossibile. E invece no, ragazzi. Invece no, ha preso solo 6 punti. Strano. Ok, ben meglio così, non mi lamento. Ci portiamo a casa la maglia di miglior scalatore, tanta roba. Ovviamente siamo fuori classifica. Siamo ampiamente fuori classifica, siamo a 8 minuti, molto bene, questo può essere una buona cosa. Comunque, ragazzi, andare in fuga quando il gruppo non ti vuol mandare in fuga, puoi fare quello che vuoi, ma non vai in fuga, non vai in fuga. Veramente, è una roba di un'impossibilità, di una difficoltà incredibile. Questo ovviamente ci darà dei punti, io molto furbescamente me li porterò a casa quanto più riesco. Qui probabilmente perderemo la maglia. Vediamo se riusciamo ad andare in un'altra fuga. E nulla. Beh, ragazzi, wow, che qua, veramente non è uno scalatore e si vede. Sì, riesce a stare bene in fuga, ma che fatica, mamma mia. Ok, ragazzi, ci colleghiamo agli 11 km dall'arrivo. Siamo un'altra fuga. Purtroppo siamo stati staccati da questi tre perché abbiamo fatto questa enorme salita che per il nostro Terenzio too much. Per il nostro Terenzio era veramente too much. Ora tiriamo un attimo indietro i remi in barca perché qua purtroppo arriveremo cortini di energia.
effettivamente vedete come quanto tempo, quanto spazio ci ha dato il gruppo. Noi abbiamo 2 minuti e mezzo di vantaggio, il gruppo davanti 1 minuto, quindi 3 minuti in totale. Loro tre arriveranno in fondo, quindi la fuga alla fine della fiera, che qua attacchi su attacchi, rilanci su rilanci, un po' meno, ma l'abbiamo fatto. La porteranno a casa i ragazzi. Noi cercheremo a questo punto di arrivare top 5, quello che riusciremo a fare. Non so il mio compagno come sta. Ah no, siamo stati rimangiati in un fiato dal gruppo. Molto bene. Niente, allora, niente. È stato un piacere il gruppo, che poi sono i superstiti della salita. Va bene, a questo punto rifacciamo il giochino di prima e prendiamoci un po' più di spazio. Senza problemi, proprio senza problemi. E arriviamo in fondo così. Abbiamo portato a casa dei punti però importanti, sia qua nell'Alpero Dengo Zumis che a Tento. Intanto Bernal vince contro questa gente, non abbiamo la benché minima possibilità. Fancellu, ottima sesta piazza, bravissimo, bravissimo. Fortunato sedicesimo. Noi arriviamo. Comunque sia, ottantesimi, non ultimi dei nostri compagni di squadra. E questo è quello che dobbiamo fare, ragazzi. Collegamenti veloci, faccio vedere. Le fughe non ve le sto far vedere. Gli scatti per andare a prendere i punti, i vari Gran Premi della Montagna, non ve li faccio vedere. Però a fine video dobbiamo parlare un secondo, ragazzi. A fine video parliamo un attimo di una cosa importante, perché lo dobbiamo fare. Andiamo a vedere intanto le classifiche. Purtroppo qui la classifica a punti non ce la possiamo fare. Difenderemo con le unghie e con i denti, dato che questa era la tappa più difficile di montagna, andremo in fuga in tutte le prossime tappe assolutamente, e difenderemo la nostra maglia poa di miglior scalatore, assolutamente sì. Questo un altri 2 punti. Non fanno assolutamente schifo. Noi abbiamo scollinato la tappa più difficile. Oddio, ce n'è un'altra in fondo, non l'avevo vista, vediamo. Quella che affronteremo adesso, Bolzano Cle, wow, 2 Gran Premi della Montagna di prima categoria. Passo della Mendola e Forcella di Brez. Qua non so se ci arriviamo, ragazzi. Qui scattiamo e andiamo in fuga subito. E qua ce la giochiamo a chilometro 42, ma a chilometro 132, la vedo difficile. La vedo difficile, ragazzi. La vedo veramente difficile. Io il collegamento ve lo faccio comunque verso la fine di tappa, perché tanto vedere uno scatto per andare a prendere. Dai, ci vediamoci sta salita, perché almeno vi faccio vedere quanta fatica fa il nostro Terenzio quando si tratta di montagna vera, pure nuda e cruda. Però dobbiamo farlo, lo dobbiamo difendere ad ogni costo, assolutamente. Guardate, la Ines ha portato veramente i pezzi grossi, Bernal, Gann e Sivakov. Wow. Noi cosa vogliamo fare? Non l'abbiamo capito, non lo so. Cerchiamo di competere. Dai, ci becchiamo a metà di questa salita. Non voglio ammorbarvi troppo, perché poi vorrei farvi un discorso un po' più lungo dopo. Ok, ragazzi, eccoci qua. Siamo a metà della salita per il passo della Mendola. E qui, ragazzi, siamo in gruppetto. Scottson, Murphy, Tverkov, Santoro, Duble, Debod, Sepúlveda. Poi c'è qualcun altro ancora. Nieri, Vaneke, Nex, insomma siamo in 12. Io adesso mi sono portato un po' più avanti, perché volevo, diciamo, essere un po' più in controllo, ma non voglio esagerare con lo spreco di energie. Abbiamo 2 minuti e 26. Il gruppo è molto meno aggressivo, effettivamente. Molto, molto meno aggressivo. Questa tattica di uscire di tappa, di classifica, me l'avevate già consigliata nella stagione, nella carriera con la Quickstep, quando dovevamo fare il Giro d'Italia per vincere qualche tappa, ovviamente con i nostri nomi importanti. Se ci capiterà la possibilità di fare Giro d'Italia l'anno prossimo, per esempio, ancora con la Eolo, sarà qualcosa che proveremo a fare assolutamente, e provare a portare una fino in fondo, una discesa, una salina, una fuga, sperando nel frattempo di aumentare qualche valore. Comunque, dopo ne riparleremo anche di questo. Ora noi stiamo cercando di tirare, ovviamente. Il gruppo di fuga sta rispondendo all'attacco, che in realtà non sta portando, ma comunque il gruppo sta tirando un po' di più. Siamo ai 3 km dall'arrivo. Qua si sono in palio punti molto,
molto pesanti, molto pesanti. Mi va bene restare qui. Ci prendiamo un po' di venti in faccia, whatever, perché dobbiamo veramente tirare, essere lì pronti a rilanciare appena vediamo arrivare il cartello del chilometro dall'arrivo, ovviamente del Gran Premio della montagna. Noi iniziamo a portarci con quello, iniziano già a scattare, dobbiamo già farci vedere ora. Dobbiamo già farci vedere ora. Duble è davanti, Sepulveda è davanti. Ah, wow, vediamo, non riusciamo a farci meglio. Ok, abbiamo preso qualche punto. Abbiamo difeso da The Bod. Avevamo 26 punti, ne abbiamo presi quindi 8. Va bene, va bene, va bene. Whatever. Ecco, è stata comunque una difesa. Questi ragazzi sono veramente al top e non potevamo fare di meglio. Ora, se riusciamo, ci portiamo avanti, ma a questo punto. Gli intermedi li lasciamo lì dove sono. Proviamo a tirare fino alla forcella di Brez. Ce la faremo? Forse sì. Forse sì. Ci vediamo lì, ragazzi. Ci vediamo lì. Ragazzi, alla fine ce l'abbiamo fatta. Ragazzi, alla fine ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati fino in fondo qui al forcella di Brez. Però stanno tirando come i for. Senati. Siamo riusciti a stare dietro, ma guardate quanto diminuisce. Stanno veramente andando al top. Io prendo un gelino perché ho paura di non riuscire ad arrivarci. Allora, qua danno tanti punti, per carità di Dio, però forse l'unico che poteva farci male si è staccato. Fortuna a Dio. Quindi va bene. Ci stacchiamo anche noi, ragazzi. Vanno troppo. Vanno too much per noi. Vanno too much per noi. Non riusciamo nemmeno ad arrivare così. Ok. Ci siamo difesi. Abbiamo comunque preso dei punti. Sepulveda si è fatto sotto. Ah, sì, era Stefan De Bod. Sepulveda si è fatto sotto. Quindi dobbiamo stare attenti al ragazzo. Ora ovviamente ci siamo tutti spezzati. Vediamo come riusciamo ad arrivare fino in fondo. Sono molto curioso di questa cosa. Noi ci mettiamo 80 e tiriamo. Guardate, ce la vediamo fino in fondo a sto punto. Molto velocemente, perché tanto più di una certa non potremo fare. E vediamo con Velasco dove arriviamo. Tra l'altro Simone Velasco, ragazzi, vabbè, perché effettivamente perché è in fuga. Dicevo, è in classifica, ma perché è andato in fuga, ovviamente. Peccato che Fancellu, che è caduto l'altra volta, era in classifica per i giovani. Però Copeda è decisamente un'altra categoria, purtroppo. Vediamo di rimetterci 80 ora. Ragazzi, la fuga arriva fino in fondo anche oggi. L'abbiamo chiamata giusta. L'abbiamo chiamata giusta. Ora il gruppo non è troppo lontano dei 23 che è rimasto. Anzi, siamo stati rimangiati ora dal gruppo. Vediamo se riusciamo a recuperare un po' di energie per l'arrivo. Comunque la fuga arriva fino in fondo. 2 minuti e 28. Guardate che qua, se avevamo un personaggio ben più buildato, si arrivava fino in fondo. Si arrivava fino in fondo senza nessun problema. E comunque qua siamo contro gente importante. Gente di un certo spessore. Ora vanno via, ci staccano. Chiaramente noi non abbiamo nessun tipo di velleità. Ci mettiamo belli tranquilli a 50 di sforzo. Per non andare troppo in sofferenza anche per le prossime tappe, facciamo uno scattino giusto per tenere la gamba allenata. Arriviamo comunque trentesimi. Next vince, doppietta della Quickstep con Peter Sarri anche e Simone Velasco. Sepulveda, quei quattro sono stati i miei compagni di fuga. Quindi capite bene che se arriviamo con un buon personaggio, qui si arriva fino in fondo con la fuga. A questo punto io non perderei altro tempo, ci vediamo l'ultima tappa, ragazzi, il finale a questo punto, direi il finale, anzi, vabbè, arriviamoci nella schermata che ci interessa vedere con il profilo della prossima tappa. Noi restiamo in maglia, ovviamente abbiamo fallito il lavoro, chiaramente, perché ci ha chiesto di fare gare, noi siamo scappati via immediatamente. Va bene così, ci becchiamo i nostri 2 punti. Ok, vediamo magari di beccarci verso la fine dell'ultima salita e di goderci l'arrivo. Sperando di essere in fuga, sperando che non ci siano troppi Gran Premi nella montagna. L'unico modo per scoprirlo è aspettando 2 secondi.
Restate con me, attaccati con me. Dai, 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 dai. Ok. C'è un campione della montagna di seconda categoria. Poi il Vason Montebondone che dobbiamo assolutamente attaccare. Wow, la forma è sempre zero. Se siamo in un più 3, miglior scalatore posso prendere addosso a Terenzio. Addirittura se tentano fuga da lontano potrebbe aumentare il proprio vantaggio. È quello che faremo. Scatteremo immediatamente, andiamo immediatamente in fuga. Cerchiamo di trovare qualcosa. Non ci colleghiamo per il passodrone, ma per il Vason assolutamente sì. Ok ragazzi, ci siamo. È anche successo un bel problema. A un certo punto stavo registrando, o meglio, stavo giocando e è saltata la corrente in piena notte. Quindi se il gioco non avesse salvato ogni volta, ogni giorno, saremmo qui a raccontare una storia diversa. Comunque ragazzi, qua il nostro tenente ha fatto quello che poteva. Sta gente è tutta, sono tutti grandi scalatori. Sepúlveda si porterà probabilmente a casa la maglia di scalatore perché wow. È a 4, è a 2 punti dietro di noi e ne ha ancora. Ne ha ancora anche il nostro compagno di squadra che sta andando all'attacco. Spero che almeno gli possa portare via la prima posizione. Ma manca ancora tanto, mancano 10 km all'arrivo del campione della montagna. E noi ci faremo riprendere da tutti, addirittura dal gruppo. Addirittura dal gruppo, ragazzi. Assolutamente andato. Povero John Terenzio. Ha provato, ma lui non è lo scalatore. Lui non lo è. Vediamo alla fine del Gran Premio della Montagna come sa qua, piove, neve, di tutto e di più. Vediamo a Vason Montebondone, non ci siamo arrivati purtroppo. Il problema è stato Sepúlveda che ha attaccato con noi e quindi è andato lì. Vediamo la classifica tempo. 10 punti. È finita, vabbè, dai, ci abbiamo provato a fare qualcosa di impossibile. Sinceramente, più forte Edoardo Sepúlveda. Ora andiamo giù in discesa e ragazzi, iniziamo a fare questo tipo di discorso, dato che è anche tardi e quindi vorrei non dilungarmi fin troppo. Quello che sto provando con John Terenzio è qualcosa di nuovo. Io non è che sono un esperto di Pro Cycling Manager, non sono un giocatore che ha migliaia di ore negli ultimi anni, che ci ha provato un po' di tutto. Noi abbiamo provato una semplice build l'anno scorso, che era la build quella da scalatore puro, scalatore da, scusatemi, scalatore con 6 tappe, quindi da, insomma, chi poteva vincere e dire la propria nei grandi giri. E ho pensato, erroneamente, con un gioco che poi è andato a modificarsi molto nel corso dello sviluppo, e quest'anno soprattutto è diventato proprio qualcosa di diverso. Per quanto riguarda le build, sembrava andare a procedere più spedito, in realtà è un pochino più bloccato perché non ho le skill che pensavo di avere. E non riusciamo a competere con i migliori. Questo anche dato dal fatto che le corse che ho fatto con Donald Duck, il famoso Donald Duck di Pro Cycling Manager 2021, erano molto meno competitive. Facevamo molte più vittorie, quello senza ombra di dubbio. Ma era molto più forte. Dovrei fare una comparison. Dovrei fare una comparison per rendermene conto, cioè vederlo io davanti ai miei occhi e dire: ok, Pipigno, cioè scusatemi, Donald Duck era così. Terenze cos'ha? Allo stesso livello c'è qualcosa che non va. Detto proprio in questa maniera. Peccato per la maglia Puan, ce la siamo portati a casa. Comunque. Ci danno un po' di punti per la classifica scalatore, comunque siamo arrivati secondi, e per l'ottava in classifica generale finale di Fortunato. No, non sono disconnesso. Quei manager ci amano alla follia. Questo dato non è mai stato un problema né con Pipigno né con Duck né con Terenzio. Mai, mai, mai. Quindi stiamo parlando di 6 stagioni con Pipigno, 3 mi sembra con 2, 2 e mezzo. Con Donald Duck e 2 e mezzo, quindi siamo 5, 11 stagioni, non è mai stato un problema la soddisfazione manager. Dovrebbero sistemarlo un po', renderla un po' più complessa da mantenere alta. I punti sono questi e va bene. A fine mese ci sono altre corse? No, perfetto, ci sarà il livellamento da fare insieme, quindi ne approfitto. Quello che vi sto dicendo è che quindi per me Donald Duck sta avendo delle pecche, sta avendo dei problemi, non è il ciclista che io pensavo di avere. E soprattutto mi sto rendendo conto che per quanto è bello, carino, per quanto sia un tipo di carriera da portare avanti, picco di forma nel mezzo del nulla, complimenti a me
e alla mia assoluta mancanza di gestione di questa cosa. Dicevo, il fatto di essere poco competitivo laddove vorrei esserlo, un po' mi fa riflettere. Ora, parliamoci chiaramente, con Pipigno le vittorie sono arrivate tanto, tanto, tanto in là. Ci è impiegato 3 anni per avere la prima vittoria, se non ricordo male, all'inizio della terza stagione. Quindi, insomma, ne è passata di acqua sotto i ponti. Qua riusciamo a farlo, no, per 5 punti. Per 5 punti. Sì, vado a utilizzarli. Allora, a questo punto l'interesse, io provo a portarlo per la squadra migliore che vedo qua, che è appunto la 1X for Second Team. Secondo me resteremo assolutamente la Eologometa, senza ombra di dubbio alcuno. Peccato non riuscire a fare il level up. No, non lo faremo assolutamente in tempo. Peccato, però faremo praticamente un mese di stop, anche perché a calendario mi sembra che non ci sia nulla qua. Il Giro di Fiandra non possiamo farlo. Ah, tanto è già passato. Noi siamo qua. No, c'è il Giro d'Italia. E poi non ci sono più corse per la Eolocometa. Quindi non abbiamo modo di competere in altro, purtroppo. Questa è una pecca del fatto che non stiamo usando la mod. Quindi io, ragazzi, ho intenzione di fare una scelta. Terenzio non lo molliamo, eh. Per chi stava già preodorando che Terenzio ci mollava. No, Terenzio non viene mollato. Terenzio, tra l'altro, non sta bene. Mal di testa, ce l'ho anche io tra breve. Se vado avanti ancora a parlare per molto. Resta perché secondo me, gestendo meglio la corsa, scusatemi, il livellamento può venire fuori qualcosa di interessante. Ma a questo punto, dato che Terenzio è cresciuto con una build per le classiche del nord, ok? E per dire la propria, in qualche classica, magari una monumento come può essere la Milano-Sanremo, sto pensando, più che Lombardia. A questo punto, full focus, a mio avviso, in questa direzione, e prendo spunto dal commento che ha fatto un altro ragazzo, perché questo dubbio l'ho già palesato nell'ultimo episodio. Ma sono passati un po' di giorni da quando l'ho registrato. Tanto vedo l'ora, follemente tardi. E se noi, parallela a questa, so già che me ne pentirò, facciamo un'altra carriera parallela, in maniera tale da dire, noi abbiamo la carriera con l'Alfa Tauri Cycling Team, che possiamo vedere un po' tutto quello che ci dà Pro Cycling Manager, sia in termini di corse che in termini di manageriale. Ok, abbiamo Terenzio, che è un nostro pro cyclist che va a fare soltanto un determinato tipo di corse, che arrivato a un certo punto può provare a fare delle vittorie di tappa nei grandi giri, ma nemmeno, non lo so, magari tra qualche anno. Questa è una build, secondo me, che va portata al massimo livello prima di avere qualche soddisfazione. E una terza carriera, una seconda build, un secondo pro cyclist, ragazzi. Un Pipigno secondo, né più né meno. Perché? Perché ve lo dico, a me manca come il pane, manca come l'aria andare in fuga nelle tappe di montagna, provare a vincere le corse a tappe. Mi manca tremendamente. È uno stile che non riesco ad abbandonare. Però non voglio nemmeno abbandonare questo. Fatemi sapere cosa ne pensate. Molto importante questa vostra opinione. Io sono indirizzato a fare questo, quindi per esempio Terenzio avrà molto più appeal farlo vedere a inizio stagione, mentre un Pipigno secondo verso metà stagione. Perché no? Magari facendo vedere i grandi giri con uno e le classiche dei monumenti con l'altro.
potrebbe essere un'idea. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Io nel frattempo vi ringrazio, vi saluto, vi ringrazio per avermi seguito fin qui e vi ricordo di lasciare un like, un commento e l'iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto. Da Terra89, John Terenzi è tutto. Alla prossima!